Radio Fattori, sono le 17.05, da 5 ore e 5 minuti. Vincenzo Di Cesare è intento nel suo tentativo di attacco al record mondiale delle 24 ore su pista. Facciamo un attimo il punto della situazione con Benito Belloni, l'organizzatore di questa manifestazione, che sta seguendo attimo per attimo l'impresa di Vincenzo. Come sta andando? Dunque, la tabella di marcia è rispettata al millesimo, quindi siamo tranquilli. Vi posso dare anche i ragguagli della prima ora, della seconda, della terza, della quindi lui ha viaggiato la prima ora una media di 31.620, ha fatto 68 giri, la seconda ora sempre alla media perfetta di 31.620 e ha fatto 136 giri, dopo la terza ora è andato sempre a 31.310, però ha avuto una sosta di 5 minuti e 55 invece degli 8 preventivati, quindi la media logicamente si è abbassata a 28.830. Nella quarta ora ha percorso 264 giri, è ritornato in media normale alla quinta ora con 31.155, con 331 giri percorsi, quindi procede tutto alla perfezione. Ecco, nel momento in cui ha effettuato la prima sosta di quelle previste, cosa vi siete detti? Beh, c'è stato un controllo medico da parte del dottor Belloni, di Riccardo Jacoponi, che hanno constatato le condizioni della pressione ottima, le pulsazioni in perfetto stato, perché aveva 75 battiti dopo 3 ore di gara, quindi una cosa veramente fenomenale. Lui qualche reazione, forse un po' troppo caldo quest'oggi? No, lui è tranquillo, sta assorbendo il caldo nella maniera più nel migliore dei modi, diciamo, perché lui aveva previsto anche che facesse caldo, quindi era preparato per il caldo e non ci sono nonostante problemi. La giornata e l'ora, c'è un discreto pubblico qui al Fattori, probabilmente questa sera ce ne sarà molto molto di più. Ecco, vogliamo per l'ennesima volta dire che succede questa sera per aiutare Vincenzo in questa lunga notte, cosa accade allo stadio? Certo, il pubblico ha risposto magnificamente, infatti ancora non è l'ora proprio per avere tanta gente qui, però noi questa sera faremo uno spettacolo con Erasmo in concerto, poi ci sarà, ripeto, la danza con Anna Maria Baroncini, il Meeting Club, alle ore 19 ci sarà un'esibizione di Kung Fu della palestra di via Bernini, iniziamo appunto proprio con il Kung Fu alle ore 19 e poi mano a mano andrà avanti lo spettacolo fino a terminare con il Vibrania Rock e Jazz, che si esibiranno dopo la mezzanotte, diciamo, quindi faremo compagnia a Vincenzo per tutto l'arco delle 24 ore sicuramente. Certo, l'arrivo naturalmente è previsto per domani a mezzogiorno, con la speranza che questo record trovi e riuscita. Facciamo gli scongiuri. Facciamo naturalmente gli scongiuri, noi speriamo, noi siamo quasi sicuri, diciamo, la sicurezza non c'è mai nelle gare sportive così, però noi siamo sicuri che Vincenzo porterà a termine senz'altro la sua impresa, ecco.
nuovamente la mamma e il fratello di Vittorio Di Cesare, ecco, Vincenzo, scusate. Signora, lei cosa prova in questo, nel grande giorno di suo figlio? Una grande emozione, una grande gioia, perché non lo credevo che sarebbe arrivato a questo livello, diciamo, ecco. Ma secondo lei ce la farà? Io penso di sì. Speriamo, tutta la buona volontà ce la mette, speriamo che possa andare bene, ecco. Emozioni del fratello, lei cosa prova? La parola giusta è solo emozione, tanta partecipazione e speranza, incrociando le dita che ce la faccia. Abbiamo sentito proprio qualche istante fa che Vincenzo ha 22 minuti di vantaggio rispetto alla scorsa volta. Secondo lei questa è una cosa positiva? Generalmente è positiva, speriamo che, ecco, vada su questi ritmi e che non acceleri troppo affinché il moto non si trovi in debito di ossigeno e debito di energie. Comunque le tabelle sono rispettate e penso che ce la faccia. Forza Vincenzo, solo questo. Lei ha avuto modo di starli vicino per un attimo, per sentire un po' lui cosa sta provando adesso? È calmissimo, gli emozionati siamo noi, lui è distaccato, cioè come se stesse correndo in bicicletta normalmente la domenica con gli amici. E non sta, cioè forse non si rende conto che sta facendo un record mondiale. Penso che questo lunedì a mente fredda, con la speranza che ce la faccia, si renderà conto di quello che ha fatto e forse dirà: sono stato bravo. Signora, voi sarete qui fino a domani mattina, sarete con lui? No, io un altro giorno vado a casa perché non sto bene, allora ho bisogno di riposare almeno qualche ora. E tu invece sarai insieme a tuo fratello fino a domani? Penso non per tutta la notte, ma domani presto sono di nuovo qui, perché proprio lo sento per questo record, come se lo stessi facendo io, perché è una partecipazione proprio intensa, diciamo al di fuori della parentela. Allora, forza Vincenzo! Certo, grazie. Passata da poco mezzanotte e mezza, a mezzanotte Vincenzo Di Cesare ha praticamente dimezzato la sua fatica, che durerà fino a domani a mezzogiorno, e credo che a questo punto con l'organizzatore Benito Belloni sia già possibile tirare un primo bilancio. Certo, dalla mezzanotte siamo in vantaggio del corridore che detiene il record con Mai Franco di 22 minuti, quindi andiamo tranquilli, rispettiamo la nostra tabella e speriamo che Vincenzo vada fino in fondo. Ecco, a mezzanotte avete fatto una pausa di circa 8 minuti, durante la quale è stato anche visitato. In che condizione è stato trovato? Eccellenti, i medici, il dottor Belloni e il dottor Jacoponi, che lo hanno in cura praticamente da 2 mesi e mezzo, hanno riscontrato le condizioni generali di Vincenzo perfette, quindi pressione, battito cardiaco, tutto perfetto. Ecco, è stata anche al di là dell'aspetto sportivo, è stata una serata pienamente riuscita, che ha visto una grossa partecipazione del pubblico. Questo fattore psicologico può aver aiutato Vincenzo Di Cesare ad andare comunque avanti? Senz'altro, perché Vincenzo è un uomo conosciutissimo a Civitavecchia, quindi voglio raccontare soltanto un fatto. Erasmo, gli dicevamo di abbassare un po' il volume della musica credendo che gli dasse un po' di fastidio, invece non ha voluto. Più volume c'era e più era bello per lui, quindi questo dimostra già che Vincenzo è in ottime condizioni, scherza, qualsiasi persona vede entrare allo stadio la saluta, quindi è perfetto.
quindicesima ora percorsa da Vincenzo Di Cesare, chilometri 451-980, la media di chilometri 31-155, giri percorsi 972, la media delle medie di 30-132. La situazione generale di Vincenzo è ottima. Nella sosta abbiamo fatto un massaggio, ha mangiato un panino con marmellata, tutto perfetto. Allora, noi siamo dell'Associazione Cronometristi di Civitavecchia e ci troviamo qui anche noi per fare insieme a Vincenzo questo tentativo di record. Illustriamo un attimo la nostra apparecchiatura per far rendere più partecipi tutti quanti della situazione di Vincenzo. Dunque, come potete vedere, noi abbiamo due apparecchiature che sono quelle principali, che ci permettono di rilevare il tempo percorso dal momento della sua partenza e il tempo che lui impiega in ogni giro. Questo ci permette di rilevare le varie medie, sia orarie che medie al giro. 54,4. Dunque, praticamente l'apparecchiatura sono basate fondamentalmente sulla fotocellula, che puoi vedere lì. La fotocellula ci permette praticamente di rilevare i suoi passaggi e quindi, mandando un impulso verso le nostre macchinette, permette di stabilire i tempi di passaggio di Vincenzo. E qui abbiamo preparato dei tabulati che ci servono praticamente per renderci conto della situazione momento per momento. Attualmente Vincenzo ha percorso 980 giri per un totale di 455.700 km. Questo praticamente ci permette di tenere la situazione sotto controllo. Noi ora per ora abbiamo stabilito delle medie di passaggio e con i suoi passaggi riusciamo a vedere quanto lui riesce a stare sopra del nuovo record. Bene, sono le 11.27, manca ancora 32 minuti, e mi sembra che mancano 5 giri ad eguagliare il record, però chiaramente dopo c'è anche possibilità di aumentare la media e quindi di far diventare questo record ancora più importante. Un piccolo commento con Alferio Moser appunto per questa impresa. Ma è fenomenale come atleta, è straordinario, voglio dire, perché ha continuato tutta da ieri sera sempre sullo stesso ritmo, da 51-55 a giro, e non ha mai mollato, sempre alla stessa andatura e sempre fresco, perché ogni persona che entrava, amici, salutava, e molto tranquillo, anche perché in modo li supera di 20-30 km senz'altro. Ma dico, ma ve l'aspettavate una cosa del genere, visto che Vincenzo è un atleta che sono solo 4 anni che ha cominciato ad andare in bicicletta, quindi ci sono campioni magari che fin da bambini che sono andati in bicicletta e che non sono riusciti, oppure magari hanno un record inferiore al suo. Ma a dire la verità, quando Benito me l'ha detto, Belloni, che c'era questo ragazzo che voleva provare, io non ci credevo perché non era mai andato in bicicletta. Anni fa pesava 146 kg e era un po' abbastanza robustino. Ogni modo è andato fortissimo, l'hanno preparato bene con i dottori, ha fatto una preparazione di 3 mesi, una grinta incredibile, perché proprio... Parliamo tecnicamente adesso anche della bicicletta, visto che la bicicletta è stata messa a disposizione proprio dalla ditta Moser, che sappiamo costruisce biciclette per molti atleti professionisti. Parliamo un attimo di questa bicicletta, che ha una ruota lenticolare dietro, visto che siamo in assenza completa di vento, no? Sì, posteriore è una ruota piatta, come quella che ha usato Francesco al Vigorelli. Davanti ha messo una ruota a raggi per essere meno rigida e manovrarla bene, meglio nelle curve, se per caso si alzasse un po' di vento. Ogni modo, la bicicletta ha un telaio Leader SC
Scuola Tubazione Oria, GM00. Che rapporto? 52-16. Sviluppa? 8 e qualcosa, 8 e 10 mi sembra. Quindi anche un bel rapporto, no? Adesso l'ultimo quarto d'ora gli fa mettere giù un dente, da fa 52-15 per fare un po' di andare su una media un po' più alta. Va bene, grazie naturalmente, io ringrazio della presenza, perché anche quando l'ha provato Francesco, non Moser bensì Francesco Scaccia, abbiamo avuto anche modo di parlare sempre con Alferio. Grazie e naturalmente complimenti. Sette minuti ormai alla conclusione, quindi credo che ormai, anzi, è fatta sicuramente, già il record di percorrenza è stato battuto, è una bella dichiarazione dall'assessore alla cultura e allo sport, il signor Batrella. La dichiarazione che posso dire è che oggi è una grandissima festa per Civitavecchia, e poi lo scenario qui del pubblico lo dice, è una, diciamo, bella festa, è una soddisfazione per la città. Per Belloni, io vi devo dire che mi sono commosso, ho abbracciato Belloni, perché è un organizzatore che se lo merita ed è riuscito anche a trascinarmi 3 mesi fa quando mi ha proposto di sostenerlo organizzativamente su questa manifestazione. E poi noi aspettiamo, effettivamente è un fenomeno, quel ragazzo è un fenomeno, sapendo che non è né un atleta di professione e che è tutto dovuto alla volontà e a un'organizzazione anche scientifica che ha avuto dietro qui tutta quanta l'organizzazione ciclistica. Bene, io un attimino, a proposito di solito si parla di assessori, di uomini politici che sono un pochino distaccati verso il mondo che li circonda, però ho visto io questa notte alle 2:30 ero qui e ho visto che l'assessore Batrella era qui, questa mattina sono venuto, ho visto l'assessore Batrella, quindi mi sembra che anche personalmente sia un qualcosa di che uno sente dentro proprio come cittadino, come concittadino. Volevo dire questo, mi ha coinvolto non soltanto in questi giorni, l'entusiasmo di questo organizzatore, di Belloni, già 3 mesi fa, il modo come lavorava, come mi frequentava, i problemi che chiedeva, io ho visto che veramente era una cosa seria e poi c'era tanto entusiasmo, l'ha trasmesso anche a me, e io anche sono uno sportivo fatto atletica, non potevo non essere coinvolto. Io devo dire che sono rimasto fino alle 3, ma volevo ancora rimanere, ma poi dico è meglio che ritorno un po' più fresco. Bene, siamo in compagnia con il sindaco Valentino Carluccio, una dichiarazione su questo momento importante. Ogni volta guardiamo l'orologio, ogni intervista che faccio, mancano 12 minuti esatti allo scadere delle 24 ore, una dichiarazione dal più alto grado della cittadinanza. Ma niente, veramente motivo di grande soddisfazione per la città che abbiamo recuperato questo record che ci era stato strappato. Di Cesare veramente ha fatto una prova eccezionale e infatti già alle 11:30 ha già battuto il record, quindi di fatto è campione. Questo è motivo, ripeto, di grande soddisfazione soprattutto per questa città che ha un grosso sentimento sportivo. Fra l'altro qui la grande partecipazione di gente che c'è stata anche stanotte,
pratica sono stati costantemente vicini a questo ragazzo che, diciamolo francamente, ha preparato questa prova nel corso di questi mesi con grande sacrificio e con grande impegno, e quindi siamo contenti che ha potuto coronare questo successo, che è un successo suo personale, ma soprattutto è un successo della città. Non poteva mancare Bramucci, olimpionico nel 68 per la 4%, chiaramente a Bramucci chiediamo quello che abbiamo chiesto agli altri, prima una dichiarazione, però più specificatamente chiediamo un giudizio tecnico passionale, perché tu sei un campione, un ex campione, e Vincenzo invece è diventato campione a 37 anni. Beh, penso che per questo avvenimento e questa bella prestazione che ha fatto e sta facendo Vincenzo Di Cesare non ci sono parole, perché è un ragazzo esemplare, un ragazzo che dalle prime volte che andava in bicicletta, sia io e sia Bellone avevamo capito che poteva essere una carta vincente per fare questo record, sia nell'umiltà che ha e nella grande passione per la bicicletta. Quindi penso che abbiamo scoperto un ragazzo eccezionale per aver fatto questo record. Non ci sono parole, devo dire che ha fatto una cosa grandiosa e bene per lui, insomma. Penso, senti, che può fare ancora qualche altra cosa. A proposito di aver fatto, non c'è un po' di rammarico aver scoperto magari un atleta a 36 anni, quando se lui cominciava a correre a 14-15 anni qualcuno qui ha detto, dice, chissà che cosa poteva fare? Beh, questo è vero, però può dire, perché il ciclismo riserva molte sorprese. C'è un dubbio che poteva essere un grosso personaggio, avendo cominciato prima, però ci rimane un dubbio se fosse stato grande o meno. Comunque quello che ha fatto adesso ci fa stare nel dubbio che poteva essere un bel campioncino. Che poi quest'anno mi sembra che un pochino è l'annata delle riscoperte. Chioccioli, campione del Giro d'Italia a 32 anni. Sì, difatti il ciclismo ci sta riservando delle sorprese, che adesso oltre i 30 anni emergono dei personaggi che tutti gli sportivi non si aspettano, e quindi il ciclismo sta veramente cambiando sotto molte aspettative. Grazie. Ci troviamo anche in compagnia di Piero De Angeli, capogruppo mi sembra del Partito Democratico della Sinistra. Adesso non vogliamo parlare proprio assolutamente di politica, però non è il momento. Parliamo di Vincenzo Di Cesare come persona, perché so che tu lo conosci da 20 anni, da bambino. Vincenzo, come ha dimostrato in questi giorni, è un ragazzo generosissimo, ci ha commosso tutti. E noi ci aspettavamo, a dire il vero, da parte sua questo risultato, perché conosciamo il suo impegno, la sua generosità. È un ragazzo caparbio, mette buona volontà e poi è un ragazzo molto buono. È un amico di tutti e merita questo grande risultato. Noi siamo molto felici. E appunto mi sembra che anche il pubblico abbia dimostrato questo, no? Vincenzo è stimato e conosciuto da numerosissimi cittadini di Civitavecchia. Lo conoscono pressoché tutti i cittadini. E non potevano non mancare a questo appuntamento grandioso per salutare il loro nuovo e grande campione. Io vorrei dire due parole anch'io, perché mi si accappona la pelle. Io sono stato a scuola con Vincenzo, scusate se faccio questa piccola parentesi personale. Ecco, io sono stato alle elementari e alle medie con Vincenzo, quindi anch'io spero di non commuovermi come ti stai commuovendo tu. Grazie. Ore per conquistare un primato mondiale. Ed ecco il massimo artefice di questo. 30 secondi. Il massimo artefice, Benito Belloni. Proprio negli ultimi secondi mi sembrava opportuno lasciare il microfono aperto e sentire soltanto la tua voce. Grazie. Io devo ringraziare l'emittenza di Civitavecchia. No, ringrazia te stesso adesso. Tele Civitavecchia per la sua collaborazione. Il pubblico che ha accorso in maniera numerosa per applaudire questa impresa di Vincenzo, che ha portato a termine in maniera splendida. Grazie a tutti, facciamo un applauso grandissimo a Vincenzo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Bravo Vincenzo. Un attimo ancora e Vincenzo verrà premiato sul palco
un attimo di pazienza, passiamo lo scaricare un attimo. È sceso adesso dalla bicicletta, noi ci avviciniamo di corsa per fare in tempo. Siamo quasi le prime persone che arrivano vicino a Vincenzo. Ecco Vincenzo, piccoli momenti di commozione, come stai? Bene. Bene, sembra che stai tranquillo, guarda il pubblico, che sensazioni. Stupende. Ringrazio tutti i presenti, tutti quelli che mi sono stati vicino. Ma eri tu che stavi in bicicletta o un altro? No, ero io. No, perché sembra fresco come una rosa. Avviciniamoci per il saluto del pubblico. Grande, allora. Ah, ecco. Adesso devo andare in tenda per il controllo. Avviciniamo adesso alla tenda, come già detto, per fare il prelievo del sangue, chiaramente per i controlli, sia dal punto di vista dei medici, ma anche per più tardi per l'antidoping, chiaramente non nel sangue ma con le urine. Comunque il pubblico ci sembra incredibile. Io per la prima volta ho sempre criticato il pubblico di Civitavecchia, ma questa volta un grosso elogio a queste centinaia di persone che sono venute appunto per seguire questa manifestazione. Anche stanotte c'erano molte persone, ma chiaramente adesso lo stadio è pieno e ci domandiamo se il Civitavecchia di calcio avesse avuto questo pubblico, se non finiva, appunto, se non finiva dove è finito. Comunque parliamo adesso di ciclismo, ci avviciniamo, speriamo di riuscire a riprendere anche dentro la tenda tutti i movimenti che fa. Questa è una voce, sta via in giro. Ma che si è fatto? Stanotte? Ma a Cristi! Dov'è? Aspetta. Guarda Farino con la porchetta! Alla grande! Alla grande! È qua, è qua! Sarà allora. Scusate, ma sei truccato? Perché? C'è l'occhio nero! Stava qui, lo so! Viene! A polvere! Ah no, è per i telecamere, si è truccato per... No, è a polvere! Senti, c'è ancora un po' di sangue che è rimasto? Non lo so! Che cattivo però! C'è sta il metanolo! Ancora sangue! Che dolore dei piedi. Ti fanno male i piedi? Stringi il pugno, ce la fai stringere. Questa crisi.
bello che adesso dopo 24 ore si viene per chi è avanzato. Qui sì, il pazzo di fiori, e mo andiamo sul palco, lui cammina a piedi così. Tu guarda che ti impressioni, dai. Tu ecco, togliti. Sì. Il cancio sta facendo. Ma che puzza. Stringi il pugno perché ormai la pressione non è che te ne è rimasta più tanta. Siete sangue blu, che cacchio voglio? Siete razza nobile. Questo serve per il prossimo che farà la gara. Chi non ci commenta, dottore? Niente, stiamo facendo un prelievo per vedere quello, un prelievo di sangue per vedere quello che, come si sono modificati tutti i parametri ematologici e quello che è successo nella biochimica del corpo. Ci abbiamo altri risultati, ma tutti di gare diverse da questa dei 24 ore. Non è problematico togliere il sangue? No, anche dopo le gare, corso il Giro d'Italia, effettivamente la pressione è un po' bassa, quindi si fatica e bisogna riuscire a levarla, insomma. Ecco, la pressione è bassissima perché ormai lui si è rilassato completamente, tutto quello che ha consumato, però insomma lui ormai sa come deve fare. Oh, ci avviciniamo sempre al dottor Jacoponi, se non lo disturbiamo troppo. No, devo solo mettere prima questo perché... Sì. Per sentire un attimino le varie reazioni che potrebbe avere, chiaramente non oggi, ma domani, dopodomani, nei prossimi giorni. Ho pregato di levarsi tutti dalla zona dove gli arriva un po' di aria, perché dato che... praticamente ha finito, lui si è rilassato completamente, oltre tutto quello che ha consumato durante queste ore, la pressione tende ad abbassarsi, è naturale che tende ad abbassarsi, per cui lui ha bisogno di aerazione, dato che la temperatura è alta ha bisogno di essere rinfrescato, anche se poi in effetti si è verificato il fatto che lui diceva che non aveva assolutamente bisogno. Sì, però era una precauzione da tenere, per fortuna che loro non ha bisogno. Senti, mi è sembrato incredibile. Può essere un collasso, ma non sarebbe un problema, perché il collasso non c'è un problema. Lui sarebbe svenuto, sarebbe messo sdraiato e dopo pochi minuti sarebbe ripreso. No, io la domanda che mi faccio e che chiaramente che faccio a voi dottori, al dottor Jacoponi e anche al dottor Belloni. Sì. Ma io l'ho visto fresco, una cosa incredibile, infatti ho chiesto a Fra Vincenzo se era lui che stava in bicicletta, com'è possibile una cosa del genere? Infatti io penso che non ci sarà nessun problema né di collasso né di altre reazioni, perché il ragazzo è arrivato talmente fresco, tranquillo, senza nessun problema, che non ci sarà nessun problema, sicuramente. Ecco, allora, dunque questo dipende sia dal punto di vista alimentare, ma anche dal punto di vista caratteriale, perché io ho visto che questa notte alle 2:30, alle 3:30, quando entrava qualcuno, anche a me, gli sono andato davanti, ma salutato con un braccio, salutava la gente, quindi credo che i record si facciano proprio per questo, forse qualcuno magari troppo serio, troppo meticoloso, troppo pronto, non sarebbe riuscito. Infatti lui in questo, in saluti, in altre cose, non ha assolutamente risparmiato energie. Ecco, la cosa assurda è che lui teneva la bottiglietta tutto il giro e sì, poi la riconsegnava invece di gettarla, mentre normalmente il ciclista, per guadagnare energie e tempo, la butta. Lui faceva tutte queste cose, nonostante tutto non ha avuto assolutamente problemi. Comunque, ecco, a parte la questione alimentare, lui è stato preparato anche dal punto di vista della termoregolazione, dell'allenamento, della durata, tutte queste cose, ecco. Perché basta trascurare un unico particolare che tutto sarebbe saltato, con la previsione del tempo che avrebbe fatto e più o meno che è successo che ha fatto il tempo precisamente che ci aspettavamo. Oh, con calma, tranquillo, ormai è passato 10 minuti, sembrava che fosse passato un secolo. 6 ore che sono in bagarre, posso certo anche stare un po' scomposto. Senti, un attimo, qua diamo Cristina, che è stata la prima persona che Vincenzo ha chiamato quando si è messo seduto sulla tenda. Perché ti ha chiamato? Perché l'hai aiutato moltissimo? Quello sì, poi anche perché spesso siamo andati lui mi allena veramente, quindi siamo usciti spesso in bicicletta insieme. Ho visto che hai fatto tutta la notte sulla lavagna i tempi. Sì. Hai fatto molti giri insieme a Vincenzo? Sì.
Hai bucato la gomma? Sì, poi tutto. Per fortuna che la seconda volta non ho bucato. Poi niente, è un incitamento dal punto di vista morale e psicologico non indifferente, quindi penso per questo è falso. Dunque, Benito, sei in grado di dire quello che vuoi con tranquillità, senza ringraziamenti, perché dopo ormai sappiamo benissimo a chi ringraziare, quindi chiaramente un commento, un qualcosa che... devo dire subito che adesso tutti mi hanno detto io ci credevo, tutti. Però... io sono sicuro che non tutti ci credevano, quindi adesso è inutile che la gente viene a dire quando le cose sono fatte. Se succedeva che non ce la faceva, tutti dicevano io l'avevo detto. E quindi sono sempre le solite cose che si dicono, che sono abbastanza antipatiche. Mi sembra assurdo. Io credo che forse una delle poche persone che ci ha creduto dall'inizio alla fine sei stato tu. Allora devo dire che sono stato io, mio fratello, certo. Eraldo Bramucci. Io voglio citare Bramucci perché sa quello che vale Benito quando si mette ad organizzare o a fare qualche cosa, quindi io lo debbo ringraziare, ma veramente eravamo in pochi, eravamo quelli che credevano in Vincenzo, ma quelli che non ci credevano erano in tanti. In tanti, poi ho detto io oggi, ho detto che ci credevo perché ieri sera questa notte ho detto vengono alle 11:30, perché sono tranquillo che tanto l'ultima mezz'ora. Ma tu ci credevi perché te l'avevo detto io. Certo, ormai quindi hai creduto. Ormai siamo un binomio vincente. Certo. D'accordo, io credo che abbiamo un pochino concluso con i commenti. Adesso mi sembra che la cosa più bella sia quella di andare a riprendere la premiazione col pubblico vicino. Ecco, siamo con la mamma, cioè, ci conosciamo da tantissimi anni. Non c'è problema quello che dice, perché chiaramente addirittura i campioni dicono sono contento di essere arrivato uno, quindi vanno in televisione, dicono tantissime cose. Credo che anche una madre abbia tutto il diritto di dire ciò che pensa. Che pensa, che si sente in questo momento? Contenta e contenta per tutto il popolo di Civitavecchia che è stato soddisfatto della cosa che ha fatto mio figlio, ecco. Che ci sia qualche cosa di buono anche per lui, poi. Io invece ho sentito il fratello che stanotte diceva non vediamo Mario, forse sta laggiù. Mario! Abbiamo l'altro fratello che stanotte ha detto a un certo punto ci vado a dormire, poi ci ha ripensato, ha fatto no, non me ne posso andare. Sì. Infatti non ho potuto ed esimermi da rimanere tutta la notte perché proprio era una cosa... Poi magari sono andata a casa perché non ci avrei resistito tutto quel tempo in piedi, così diciamo, perché poi una donna perde diciamo un po' di equilibrio, nel senso che poi la notte... E al giorno sarebbe stato poi diciamo un po' faticoso a fare le cose. E poi c'è anche un po' di età, insomma. Sono vecchietta stare io. No, vecchietta no. C'è un pochino di età, quindi io, chiaramente... Ma ho fatto il regalo. Ho fatto il regalo? Perché io lunedì faccio San Giovanni, faccio compio gli anni. Ah, allora quindi è perfetto. Lunedì faccio gli anni, domani. Mi fatto... Colgo l'occasione per ringraziare tutta la popolazione di Civitavecchia per il calore con cui ha seguito Vincenzo. Parliamo un attimo col gemello, perché non siete gemelli, però vanno sempre di coppie, ecco, vanno sempre chiamati gemelli. Io voglio ringraziare tutto il popolo di Civitavecchia che è stato gentile, è stato bravo, che ha partecipato, ha fatto tanto, ha manifestato diciamo da volergli bene, ecco. Oh, però a proposito di voler bene, guardate che il pubblico che è riuscito a far venire qui al campo comunale Vincenzo non ci ha riuscito nessuno in senso assoluto, quindi credo che sia una dimostrazione lampante, no? Aspetto pure che di simpatia che hanno verso Vincenzo, conosciuto come Ciccio. Come Ciccio, ex Ciccio. Grazie, adesso andiamo alla premiazione, grazie. Grazie Vincenzo!
attimi incredibili che noi li abbiamo, però abbiamo bisogno di farli attivare. Mamma, ero paura della telecamera. Vediamo il vicepresidente dell'Associazione Santa Fermina, Cavalier Renzi, che si prodiga vicino a Vincenzo. Ci diceva che la patrona di Civitavecchia è stata vicino a Vincenzo per queste 24 ore. Facciamo un applauso al Cavalier Renzi. Voi senti, guarda, noi faremo una voce. Tu sicuramente senza fiato. No, io senza parole. No, il fiato ce l'ho. Sto senza parole, a dire. Questo è veramente un mostro. Non sono riuscito bene. Come? Infatti sei riuscito benissimo, perché con i tuoi sacrifici, con l'abnegazione che hai messo per avere questo primato, hai ricambiato tutti gli sportivi che sono venuti allo stadio, quindi li devi ringraziare. Di nuovo ringrazio tutti i presenti, gli amici, i capi d'amore, i parenti, tutti quelli che mi hanno seguito e mi sono stati vicino in queste 24 ore, nella notte come dei lupi mannari. Io desideravo al posto loro andarmene a dormire, invece stavano qui presenti a sostenere con un tifo calcistico pazzesco, in gamba. Forse anche grazie per loro è riuscita questa cosa. Grazie a tutti quanti. Volevo dire che eravamo in pochi a credere che Vincenzo avrebbe realizzato questo primato mondiale, e voglio citare qualcuno che credeva in Vincenzo, e questo signore che credeva in Vincenzo è un ex grande corridore del ciclismo civitavecchiese, Giovanni Bramucci, medaglia Olimpica, Città del Messico. Abbassa l'audio, risorge. Un attimo che il giudice Gianfranco Bonamici è pregato di salire sul palco e darci tutti i dati del primato di Vincenzo. Bonamici, grazie, grazie Bramucci. Volevo ricordare al pubblico che Bramucci ha creduto in me, perché Bramucci a suo tempo è stato un mio allievo, quindi sicuramente ha pensato che quando Belloni fa una cosa gli riesce, quindi è stato fiducioso e lo ringrazio ancora. Precedente record primato mondiale nella 24 ore era di 701 km e 130 metri. È stato battuto da Vincenzo Di Cesare con 715 metri 440, alla media di 29.810, che corrispondono a 1538 giri. Perciò attualmente il nuovo primato mondiale della 24 ore è di 715 km 440 metri. Grazie. Qual
qual è l'impressione della gente civitavecchese in merito alla vincita di Vincenzo? Lei cosa ne pensa? Cosa dice? È contento? Io sono contento, pure tenendo conto come ha dovuto preparare questa corsa e le condizioni fisiche come era qualche anno fa. È eccezionale davvero. Grazie. È stato un grande record. È stata una grande manifestazione, diciamo che ce l'ha fatta, è anche un amico mio, quindi tengo tantissimo. Da che ora è qui? Io sono arrivato verso le 8 della mattina e diciamo ho visto proprio che ce l'ha messa tutta e ce l'ha fatta. È stata grandissima, io veramente proprio non me l'aspettavo, non ci credevo proprio che riuscisse a fare un'impresa del genere. Comunque bravissimo, proprio tanto tanto bravo. Da che ora siete qui? Da stamattina. E ieri sera c'eravate? No, io ieri sera no. No, ieri sera no. Cosa ne pensa lei della vittoria? È grandiosa. Confidavate in lui oppure no, avevate qualche titubanza? No, certamente. Conoscendo il carattere di Vincenzo sicuramente ci riusciva, perché è tosto. E ce l'ha fatta? Io dico che ha fatto una grande impresa, perché uno come lui non è facile farla una cosa di questa, perché penso che ci vuole una preparazione a parte. Siccome sono ex ciclista anch'io e sapendo com'è il ciclismo, non è facile fare quello che ha fatto lui.